Campo Pacheco, doppio mezzo indietro e rovesciato, scusate, Carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,3. Quarti in classifica i messicani. Pacheco a sinistra o Campo a destra. Credo che nella gara individuale ci sarà un Castillo arrabbiatissimo. Ma anche un Islas, che, anzi ti dirò, in... loro saltano bene, hanno un ottimo sincronismo, anche se sono due pesi completamente diversi, perché Ocampo è decisamente più pesante, però Pacheco riesce, vedete, a spingere quasi con la stessa potenza, e soprattutto l'eleganza di Pacheco è quella che lascia veramente una bellissima impressione alla giuria. 80,19, ancora una volta sopra gli 80, i due messicani che poi avranno il triplo mezzo ritornato e il quadruplo mezzo avanti, potrebbero essere una coppia da medaglia. Sì, sicuramente. Anche se la strada è ancora lunga e poi si ricomincerà da zero alle 17.30. I malesi, Oi e Aznan, triplo e mezzo ritornato raggruppato, i malesi hanno un programma pazzesco di liberi, intanto sono fuori, sono tredicesimi, vanno con il triplo e mezzo ritornato, poi triplo e mezzo rovesciato e doppio con doppio, i coefficienti alla mano possono tranquillamente rientrare nei 12, quindi attenzione, è vero che nei 12 ci sono Venezuela e Grecia, che Corea insomma, che non sono proprio di primissimo piano. Vediamo intanto se comincia l'operazione recupero. Beh, discreto sicuramente, triplo e mezzo ritornato, coefficiente alto, buon parziale per loro, anche se lo finiscono proprio all'ultimo momento, però vedete c'è molta sincronia nella parte finale, riescono comunque nell'intento. 72,42, potrebbero bastare per rientrare nei 12. Tocca a Paparunas e Fafalis, triplo e mezzo avanti Carpiato. I greci erano undicesimi, la Grecia vive ancora sull'onda dell'incredibile medaglia d'oro di Siranidis e Bimis ad Atene 2004. Pazzesco, una gara, la gara più pazza del mondo. Discreto, il triplo discreto mezzo avanti. Buono il sincronismo sicuramente, Paparunas un po' più vicino e Fafalis che entra leggermente più abbondante rispetto al compagno. Fafalis a destra del teleschermo, lo vedete che va un pelo più alto, e infatti Paparunas a sinistra entra e tocca l'acqua prima. E la Grecia rimane davanti alla Malesia, ma di poco, di un paio di punti. Parziale di 67,89 per Paparunas e Fafalis. Adesso i coreani Wu e Kim. Altro triplo e mezzo avanti Carpiato, gli azzurri in questa quarta rotazione eseguiranno il doppio mezzo avanti Carpiato con un avvitamento. Beh, hanno girato benissimo, i sì, hanno girato insieme, hanno anche una parabola decisamente vicina e uguale, tutte e due, la coppia coreana, il giudizio sicuramente migliore rispetto alla Grecia. Vanno oltre i 70 punti. E stanno davanti a Grecia e Malesia. L'Azerbaigian Sorokin Prosvirnin, triplo e mezzo avanti Carpiato. Loro mi sa che qua combinano un bel pasticcio. Li ho visti in allenamento. Qui comunque entrano di testa. Si sono salvati. Sì. Sono salvati, anche se non basterà per avvicinare il dodicesimo posto. 57,66, rotazioni completamente diverse. C'era una volta l'Unione Sovietica che insomma rivaleggiava con Stati Uniti e anche Cina, poi dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, beh, sicuramente la Russia è rimasta di primissimo piano, delle altre ex repubbliche l'Ucraina si è ritagliato un ruolo di primo piano, e per il resto briciole alla Bielorussia, qualche comparsata della Georgia, ma insomma in realtà quella che era l'Unione Sovietica poi è diventata nei tuffi Russia con un po' di Ucraina. Liranzo Colmenarez, erano decimi venezuelani, doppio e mezzo indietro Carpiato. Ecco, questo inizia a essere un tuffo veramente importante per la loro gara, essendo una rotazione indietro. Uno dei due lo esegue bene, credo Loranzo, Colmenares un po' meno, e alla fine quindi il risultato non è proprio dei migliori per quanto riguarda il sincronismo, perché vedete che girano in momenti completamente diversi. 58,50, quindi la Malesia rientra nei 12 alla fine della rotazione.
Kuznetsov, Zakharov, triplo salto mortale mezzo indietro raggruppato. Questo è un tuffo che nemmeno i cinesi portano nel loro programma. D'altra parte i due sono stati della nuova generazione i primi a portare tutti i triple e mezzo anche nella gara individuale. C'era stato per un breve periodo Dobroskocka ad averlo fatto all'inizio degli anni 2000, in concomitanza con il suo momento più forte proprio qui a Barcellona. E qui conferma ora i suoi problemi Zakharov. Sì, Zakharov anche in allenamento, allora ha delle partenze. Zakharov dal è l'atleta più vicino al teleschermo. Sì, ha delle partenze dal trampolino che ogni volta cambiano, quindi non è stabile, non ha stabilizzato le partenze e quindi ogni volta il risultato è che deve aprire e correggere la partenza in maniera diversa. Ed è per questo che lo vediamo un po' che sbarella. 77,70 per i russi, che si vedono quasi raggiunti dal Messico. Hastings Feck hanno sostituito il triplo e mezzo avanti carpiato dell'anno scorso con il quadruplo e mezzo ritornato raggruppato, dunque 3 decimi in più di coefficiente. Vedete il clan tedesco che applaude la loro coppia, sicuramente un tuffo buono, anche se non proprio buonissimo da parte di Feck, che lo finisce all'ultimo momento ed è più lontano rispetto a Hausding. 80,58, sono molto vicine le coppie russa, messicana e tedesca, divise da poco più di un punto, in questo ordine come citato. Macao e poi Billy Tocci, Leong e Ng, doppio mezzo ritornato raggruppato. Anche questo è un tuffo che non si vede più. No, non lo facevamo neanche noi nei nostri tempi. Vabbè. Macao, Indonesia, insomma, Azerbaijan, sono tre squadre che dovrebbero finire qui la loro avventura in questa gara. Importante che si divertano, che siano qua, che crescano in un ambiente sano. 50,22 e adesso tocca agli azzurri. Andrea Sbilli, Giovanni Tocci, doppio salto mortale e mezzo avanti, carpiato con un avvitamento, coefficiente 3. Come già ricordato da Oscar Bertone, in caso di passaggio alla finale questo tuffo potrebbe sparire dal programma per far spazio ad un tuffo sempre con doppio e mezzo avanti carpiato ma un avvitamento in più. Però una cosa per volta, intanto l'avvitamento da 3.0. Bene, 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 un buon ritmo, un buon sincronismo, l'ingresso d'acqua un po' sporcato, ma c'era tutta la sincronizzazione che serve per andare avanti. 71,10, azzurri che viaggiano verso una tranquilla qualificazione che adesso dovranno ancora eseguire il doppio mezzo ritornato e il triplo e mezzo ritornato. Sono quarti per ora, il distacco è enorme rispetto a Russia, Messico e Germania, ma non è su queste tre squadre che si deve fare la corsa. No, assolutamente no. Nicolas ed Hector Garcia, anche per loro il doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento. L'Italia intanto ha scavalcato la Corea, rimane davanti a Corea e Grecia e Malesia. Sicuramente i due spagnoli. Sì, meno bene, c'era meno altezza, c'era più approssimazione nella fase dell'avvitamento, soprattutto anche in ingresso in acqua non avevano lo stesso allineamento. E difatti 67,50, anche loro alle spalle degli azzurri. Hong Kong con Jason Poon e Ho Wing Chow. Triplo e mezzo avanti carpiato. Undicesimi. Si sono ritrovati alla fine. Potrebbero guadagnare qualcosa. Si sono ritrovati alla fine nel momento più importante, quello dell'ingresso in acqua. All'inizio giravano un po' sbagliati. 68,82 rispetto a tante altre coppie è un buon punteggio. Sì.
sono lì ad un passo da Spagna e Venezuela. Pupo e Hernandez, doppio mezzo indietro Carpiato, vediamo, erano davanti ai nostri, lo rimarranno con 69 punti, qualcosa di meno. Ma doppio mezzo indietro Carpiato non è proprio il tuffo più semplice con il quale andare a cercare i 70 punti o giù di lì. Assolutamente no, anzi forse è quello più pericoloso. Anche se loro lo mettono. Mettono un po' meno bene a destra del teleschermo Hernandez rispetto a Pupo. Andiamo a rivedere. La fase di rotazione è sicuramente buona, c'è sincronismo anche nella fase di apertura. Ma non c'è il punteggio, caro Bertone, 63, Cuba alle spalle dell'Italia, Italia che guadagna terreno, guadagna posizioni soprattutto. Adesso Mears, Robinson, Baker, doppio mezzo rovesciato Carpiato con un avvitamento e mezzo. Erano dodicesimi, attenzione perché la Malesia ha recuperato. 1, 2, 3, go. A sinistra Robinson Baker, a destra Mears. Anche se Mears ha ceduto un po' nella parte finale, ha aspettato un po' troppo ad aprire ed è finito abbondante. Fino a quel momento lì diciamo che la coppia britannica aveva eseguito un ottimo sincronismo. Mears è un po' più alto e si vede scappare l'ultimo momento utile, quello però quello importante dell'ingresso. 74,25, sono davanti agli azzurri di 36 centesimi di punto i due britannici. Chiaro che è impensabile che rimangano fuori dalla finale, un po' per il loro passato, per il loro programma di tuffi, per la loro qualità anche individuale. Fascia Prigorov, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti. Ecco, questo tuffo potrebbe essere il tuffo della finale per i nostri. Magari lui, non l'hanno eseguito bene. No, quasi. Prigorov no, è entrato in acqua storto, ha perso anche le gambe nel momento in cui tocca le mani nell'acqua. Andiamo a rivedere bene a sinistra del teleschermo Prigorov, un avvitamento, due avvitamento, va a aprire, perde le gambe proprio quando tocca l'acqua. 77,52, bastano e avanzano per andare in testa davanti alla Russia. Adesso Ixon e Dumei. Doppio mezzo rovesciato Carpiato con un avvitamento e mezzo. La cosa buffa di Dumei che ai trials nel sincro ha gareggiato due volte con Hickson e con il fratello Justin, cosa che è consentita dalla federazione. Primo e terzo. Non possibile. E in mezzo Budaia con Ibsen, Budaia che si è cimentato anche dal trampolino ed è arrivato vicinissimo, 7 punti alla coppia Dumei-Hickson. Vabbè, molto strana questa cosa, molto particolare come regolamento. 69,30, non bene gli statunitensi. No, tutte e due non bene, tutte e due sono scappati via dal trampolino, non hanno aspettato la risposta, quindi il trampolino non li proietta in alto, ma li proietta in fuori. E così facendo, nel momento di entrata in acqua, continua la spinta verso appunto la lontananza e tutto rimane scarso. Giamgiami e Andrian, Indonesia, triplo mezzo avanti Carpiato. Erano sedicesimi, in questo momento dodicesimo il Venezuela, ma deve ancora salire sul trampolino la Cina. Sono due che si sono trovati per strada, hanno detto dai facciamo un triplo e mezzo avanti Carpiato, vabbè proviamo, niente da fare, bisogna allenarlo di più. Si sono dati appuntamento alla fine del tuffo loro, non tanto all'inizio in sincronia, ma alla fine ci vediamo. Vedete proprio momentaneo. Questo dovrebbe starci 5 anche. Ma anche di meno. 48,36. Indonesia virtualmente eliminata. Chinkai e Chong, triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato. Repubblica Popolare della Cina. Questa è tutta altra musica. Due protagonisti dei trampolini mondiali da tantissimo tempo, tantissima esperienza per loro. E Chong tiene in caldo il posto al fratellino E Chao, che ha disputato 4 tappe del Grand Prix, le ha vinte tutte. Sì. Altissimi proprio, sì, anche se ancora una volta Chinkai a destra, in questo momento a sinistra quando esce dal trampolino, non riesce mai a arrivare in punta. Allora 86 e 10,
La Cina è in testa con 17 punti sull'Ucraina, l'Italia è ottava, non vi facciamo vedere la Repubblica Dominicana perché andiamo in pubblicità e speriamo di farcela con il Messico, a fra poco. Triplo salto mortale a mezzo, ritornato raggruppato per Yahiro Campo e Rommel Pacheco, comincia la quinta penultima serie di tuffi. I messicani erano quarti a due terzi di gara. Ecco, stavolta non vanno sopra gli 80 però. No, anzi, assolutamente anzi. No, girano sì molto veloci ma aprono male, male proprio a livello tecnico. Sbaglia cercano... soprattutto Pacheco. Sì, mi sembra, Pacheco che gira molto stretto, molto bene, però apre con le mani a ricercare subito l'acqua. Questo era l'errore più grossolano, che blocca la rotazione e finisce scarso. Però la loro fortuna è che non rischiano l'eliminazione e quindi possono lavorare su questo errore. 73,44. Adesso arrivano coppie a ridosso del dodicesimo posto. Malesia, Oye Atsanan, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. L'ho visto in allenamento, ogni tanto partono per la tangente, ognuno lo fa per conto suo, però se si prendono diventano pericolosi perché il coefficiente di 3,5 potrebbe fare ottenere veramente un ottimo parziale. L'Italia ha 14 punti di vantaggio sulla Venezuela, sul Venezuela che è la prima delle escluse in questo momento. Scarsi, molto scarsi, però il sincronismo c'era. Andiamo a vedere quale sarà il giudizio, soprattutto individuale, perché individualmente non è che hanno fatto proprio un tuffone. Però sono si vede proprio l'angolo d'ingresso simile, 74,55. Diciamo che li hanno anche abbastanza premiati a livello di esecuzione individuale. Sì, poi sì. Sono tutti 8 del sincro e quindi la Malesia rimarrà quasi sicuramente nei 12. Adesso Paparuna e Sefafalis che erano undicesimi, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, sarebbe fondamentale mantenere il più possibile il margine di vantaggio sui greci, ci riferiamo alla nostra coppia, perché poi Italia e Grecia chiuderanno con lo stesso tuffo, il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, sì, che è il tuffo più ostico per Billy e Docci. Sì, ma anche per la Grecia. Enna, chi è? Loro lo seguono, questo era bene. Eseguito molto bene Paparunas. Fafalis forse entra in acqua con le gambe leggermente staccate o aperte, rivediamolo da questa inquadratura. Vanno oltre gli 80 punti, 81,60, diventa dura star comincia a fare ai greci. Gara vera questa, si incomincia penultimo tuffo a tirare fuori gli assi nella manica. Corea, Wu e Kim. Stesso tuffo, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti. Invece la musica è parzialmente diversa, sì, però anche loro erano nei 12 e ci rimarranno. Hanno aperto leggermente in maniera diversa, quindi hanno iniziato a girare diversamente, però poi alla fine la parabola era comunque la stessa e quindi si sono allineati in acqua correttamente. 74,46. Anche loro abbondantemente sopra i 300 punti. Diventa una gara tosta. Con il doppio mezzo ritornato i nostri dovrebbero il più possibile avvicinare i 70 punti e magari stare oltre. Sì, vorrebbe dire una media dell'8 sia a livello individuale che a livello di sincronismo. Sorokin e Prosviernin, doppio mezzo indietro Carpiato. Lontanissimi dal trampolino, scarsissimi tutti e due. Si sono praticamente lanciati, non hanno fatto un tuffo di partenza all'indietro. Assolutamente tutti e due, vedete che girano in maniera diversa, fuori ritmo. 46,80, si allarga la forbice fra le squadre forti e mediamente forti e quelle più deboli. Liranzo Colmenarez, Venezuela, triplo e mezzo avanti Carpiato, erano decimi, poi loro andranno a chiudere con il doppio con doppio da 3,4. Non è semplice la strada che porta alla qualificazione. No, assolutamente no.
Adesso siamo al campionato del mondo, per cui tutti se la stanno giocando. Oddio, non è che no, sono andati fuori di ritmo appunto. Completamente sul trampolino e quindi diciamo che dovrebbero pagare sicuramente dazio in questo caso. Oltretutto vedete proprio completamente diversa la spinta e la rotazione, per cui... 66,03, ecco, su di loro bisogna fare la corsa, sono abbondantemente sotto i 300 punti, bisognerebbe arrivare con 15-20 punti di vantaggio sui venezuelani. Sì, comunque non capisco veramente le votazioni dei giudici, perché hanno dato 7,5 a questo sincronismo che veramente non era, era inguardabile. Su questi è inutile fare la corsa. Kuznetsov, Zakharov, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, piuttosto andiamo a monitorare Ilya Zakharov, l'anello debole finora della coppia. Oddio, qui c'è un bel segnale. Domanda di tutti e due, in particolare proprio del biondo campione olimpico. Reagisce in maniera esemplare, da una presa di tavola molto lontana, molto veloce e rapido nel mettersi in raggruppatura e poi, come al solito, decisione massima nell'apertura e guardate il sincronismo. Questo è un SMS inviato alla Cina, signori, noi ci siamo e siamo pronti a sfidarvi. 88,20 per i vice campioni olimpici e mondiali. Hausting Feck, triplo mezzo rovesciato raggruppato, questo è il tuffo che è costato loro Coppa del Mondo di Londra, la qualificazione olimpica. Questa volta lo eseguono bene, non c'è tanta sincronia ma c'è un buon tuffo e alla base di tutto comunque ci deve essere il buon tuffo, la sincronia arriverà. Vedete proprio che Austin è leggermente in anticipo rispetto a Feck. Però... 85,05, tedeschi che si mettono nella scia dei russi. Adesso Macau e poi gli azzurri. Leung Ng, doppio mezzo indietro carpiato. Sì, Macau che così si fa la sua passeggiata sul trampolino cercando di limitare i danni più che altro, soprattutto in questo tuffo. Ultimi in classifica. Ah, bravi. In allenamento hanno combinato di cotte e di crude. In gara sono riusciti a tirare fuori il meglio di se stessi. Quota 60, il loro obiettivo forse con questo tuffo. 57,60. Qualcosa meno. E adesso tocca ad Andrea Spigli e Giovanni Tocci, tuffo relativamente semplice, doppio salto mortale mezzo ritornato carpiato da eseguire però bene, con l'obiettivo di andare possibilmente oltre i 70 punti, che vorrebbe dire salire a 306-307 e conservare quasi 20 punti di vantaggio sul Venezuela, che potrebbe essere la tredicesima dopo questa rotazione. Abbastanza bene, non so se arrivano i 70, è un po' troppo lontano da quella che potrebbe essere una parabola ideale, poi capisco sempre alla fine c'è qualcosa che mi sfugge nell'ingresso in acqua. 71,10, c'è andata di lusso, ci sono gli 8 del sincronismo. Effettivamente il sincro era la parte migliore del tuffo. Vuol dire salire a 307,68, abbiamo nei confronti del Venezuela 19 punti di vantaggio. Sì, ripeto, il Venezuela così a occhio potrebbe essere la tredicesima dopo questa rotazione. Il problema è che in questo periodo il triplo mezzo ritornato, che è l'ultimo tuffo che dovremmo eseguire la nostra coppia, non è che sia proprio a posto. Speriamo che tirino fuori qualcosa di più in gara. I Garcia triplo mezzo avanti raggruppato. Il pubblico si esalta. Sì, per essere una coppia di casa. Triplo mezzo raggruppato, anche questo non si vede da un po' di anni, si vede il quadruplo mezzo raggruppato o il triplo mezzo avanti carpiato. Oggi la Spagna ha una punta Avigliana, al meglio della condizione fisica, che è di primissimo livello. Diciamo che 10 anni fa, parliamo del precedente mondiale di Barcellona, c'era una squadra a livello di trampolino. C'era Gila Alvarez, sì. Santos, c'era Julia Cruz. Insomma, le cose andavano abbastanza bene come squadra, meno a livello di punta. Oggi non c'è
se Iliara non recupera non c'è né punta né squadra. Pum e Chou, uno e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo di Hong Kong. Un tuffo relativamente semplice, lo vedete dal coefficiente 2,8, per cui le etiche non riusciranno a passare il turno sicuramente. 59,64, sono undicesimi, ma perderanno parecchie posizioni. Pupo ed Hernandez adesso i cubani, doppio mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo. Erano decimi, per stare davanti agli azzurri hanno bisogno di 76 punti. Li possono fare perché il coefficiente glielo permette. Dopodiché andranno a chiudere con un doppio e mezzo ritornato carpiato, quindi tuffo da coefficiente di difficoltà più basso. Però un tuffo di sicurezza, diciamo che il tuffo sicuramente meno sicuro è questo, dal momento che arriveranno dalla fase del presalto, un momento importantissimo per la buona riuscita del tuffo. Assolutamente non è riuscito bene, è molto scarso, sono andati fuori ritmo sull'asse e quindi il risultato è decisamente... Rimangono dietro di 14 punti rispetto agli azzurri e non sono pochi. Vedete poi dopo proprio come si è avvicinato un atleta rispetto al suo compagno, hanno rischiato veramente. Parziale di 61,38 e ripetiamo, con il doppio mezzo ritornato, per quanto eseguito bene, punteggi altissimi non ne fai. Mears, Robinson, Baker, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Poi i britannici andranno a chiudere con il triplo e mezzo ritornato. È molto bello questo doppio con doppio. Sì, molto alto, diviso bene tra la salti mortale e l'avvitamento, è scandito molto bene nei tempi, quindi un ottimo parziale per loro. 80,58. Hanno il quarto posto, Italia scivola al settimo. Crasha Prigorov, quadruplo, salto mortale e mezzo, avanti, raggruppato. Poi lo eseguiranno anche i messicani, i russi e i cinesi. Molto bene Kvasia, Prigorov riesce a stare dietro al grande vice campione mondiale di ieri del trampolino da un metro e rimane un po' scarso, però sopra i 90 punti, 91,20. Italia scivola all'ottavo posto, Ucraina davanti a Russia e Germania. Stati Uniti, Dumei Ixon, doppio mezzo ritornato carpiato. Anche loro non hanno rischiato con il coefficiente alto, vanno sul tranquillo, sul sicuro con il doppio mezzo ritornato, non rischiano il triplo e mezzo, può anche darsi che in finale, la finale potrebbero inserirlo, anche se sì, per sperare in una medaglia sicuramente devono ottenere più di 74 punti. 74,70 con questo doppio e mezzo ritornato, Stati Uniti quinti, Italia nona, adesso c'è l'Indonesia, poi la Cina farà scivolare l'Italia al decimo posto. Il Venezuela al tredicesimo, quindi l'Italia partirà per l'ultima rotazione con 19 punti di margine sulla prima delle escluse. Che sarebbe Venezuela? Il Venezuela che va a chiudere con il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Stesso coefficiente dei nostri, ma tuffo forse più semplice da eseguire. Sì, questo è vero. C'è la rincorsa, esatto. Però poi ci sono delle rotazioni abbastanza alla portata.
Intanto Giamgiami e Andriana, doppio mezzo indietro calpiato, non male. No, ho visto i precedenti, questo era il migliore tuffo eseguito, anche perché sbagliano solo nella parte finale, questa volta il sincronismo c'è, sono tutte e due abbondanti, uno più dell'altro, però un parziale forse... 59,40. Shinkai e Chong, triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato. Il tuffo che poi eseguiranno i nostri, ma verrebbe da dire non prendiamo ad esempio i cinesi, questo è un altro sport, no? Senza offesa per gli altri. Sono prendere ad esempio sempre, però diciamo che proprio questa è un'altra categoria, cioè, parlando degli extraterrestri. Devono fare 74 punti per andare in testa. Secondo me li fanno. Dici? Non c'era Shinkai è sparito, Shinkai è sparito con una facilità pazzesca, però diciamo forse un po' meno bello da vedere, sì, almeno in ingresso. La rotazione era aprono un po' in maniera diversa, Shinkai un po' prima, anzi no, e Chong apre in carpetura, Shinkai invece apre teso, eccola dove è la differenza. Comunque sì, è talmente difficile da vedere perché girano veloci. 68, sono in testa, hanno 12 punti, 11,70 di vantaggio sull'Ucraina. Non è un vantaggio chissà quanto ampio, no? Poi ultimo tuffo per i cinesi, quadruplo e mezzo avanti. Per gli ucraini triplo e mezzo rovesciato, sensazione che aumenterà il vantaggio cinese alla fine. Però intanto i dominicani, Alvarez e Gomez, doppio mezzo ritornato carpiato. Scusate. Allora, dodicesimo a Cuba, Venezuela, credo che la Spagna insomma sia fuori dai giochi. Spagna che ha rispetto ai nostri 27 punti di ritardo andrà a chiudere con un tuffo da 2,8 di coefficiente. Quindi diciamo chi può inserirsi è il Venezuela. Venezuela che abbiamo detto. Adesso andiamo a vedere la classifica. Con la Cina che guida davanti all'Ucraina, Russia, Germania, Messico, Stati Uniti, Gran Bretagna, più o meno qui ci siamo come valori in campo. All'ottavo posto in poi, ecco la sorpresa della Grecia. Poi Corea, Italia, Malesia, Cuba. Prima delle escluse il Venezuela. Prepariamoci a un quarto d'ora di sofferenza. Sì, sì, decisamente, perché abbiamo lasciato come ultimo tuffo il tuffo più alto coefficiente di difficoltà, quindi quello più rischioso. In questo momento rimpiangiamo quei 4-5 punti lasciati per strada con l'ordinario rovesciato. Esatto. Ci lascerebbero un po' più tranquilli. Messico, Ocampo e Pacheco, quadruplo, salto mortale e mezzo, avanti, raggruppato, coefficiente 3,8. Questo è un tuffo che loro, i russi e i cinesi. In questa sesta rotazione. Questo? Uno, dos. Si è visto di meglio, sì, a livello di quadruplo e mezzo. Ha sentito lo strano conteggio, listo, poi uno dice uno e l'altro risponde due e poi vanno. Sono andati ma non hanno preso un granché bene la tavola insieme nel momento della spinta del caricamento, infatti vedete che Pacheco è iniziato prima la rotazione ed è entrato prima. 72,96 per i messicani. Che così ad occhio potrebbero chiudere intorno al quinto posto, no, anzi dopo sesti, settimi, questa è la sensazione, però lo vedremo in corso d'opera. Intanto Malesia, ecco, erano undicesimi malesi, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti rispetto all'Italia, 4,47 in meno. Superato. Sì, esame superato, sicuramente non si erano ritrovati un granché sul presalto, ma poi nella fase di spinta e della rotazione si sono riusciti ad andare a rimettere in lista. E quindi... 79,56, sarà duro stare davanti ai malesi.
Tocca a Paparuna Sefafalis, triplo e mezzo ritornato raggruppato. I greci con quasi 5 punti di vantaggio sugli azzurri, e questo sarà il tuffo che seguiranno Billy e Tocci fra 5 minuti circa. Ritengo che questo sarà il tuffo importante, il tuffo chiave per la Grecia e per l'Italia, per il passaggio del turno. Edimos, Emma, che? Insomma, fatto fatica tutte e due ad entrare, come del resto fanno fatica anche un po' i nostri ultimamente in questo tuffo. La diversità c'è nella fase di rotazione, però poi dopo alla fine, soprattutto Paparunas esegue un buon tuffo. Poi c'è il coefficiente, 3.4, 70,38. Esattamente. Vuol dire che i nostri devono farne 75 di punti per stare davanti ai greci. No, 75 non li fanno, però loro hanno fatto esattamente lo stesso punteggio della Malesia, è centesimo. Sono affiancate le due squadre. Wu e Kim, i coreani, doppio mezzo ritornato carpiato. Erano davanti ai nostri di 2 punti. Vanno sul tranquillo, sul sicuro, potrebbero essere altri 70 punti. I nostri questi. 71 e 10 con il doppio mezzo ritornato. 68 e 40 i coreani, quindi chiudono a 378. I nostri devono fare 71 punti. Sono tutte lì le squadre. Sorokin, Prosvirnin, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento. E poi Ivel, Venezuela. La vera cartina di tornasole di questa sesta rotazione. Questi sono andati un po' per conto loro. Sì, il Venezuela che dovrà eseguire il doppio condotto. Liranzo Colmenarez. Allora lì potremo fare un calcolo per vedere effettivamente quanti punti serviranno ai nostri portacolori per 53,10 per gli azzeri. Restano sotto i 300 punti. Jesus Liranzo, Alfredo Colmenares. Doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, coefficiente 3,4. È lo stesso nostro coefficiente, per cui vediamo come sapranno affrontare il presalto, che è la parte più importante di questo tuffo. Uno è entrato molto abitato, non so quale sarà il giudizio tecnico. C'era un po' di sincronismo nella parte finale, non nella parte iniziale, che era quella che diciamo era più importante. 71,40, chiudono a 360, vuol dire che i nostri devono fare 53 punti. Diciamo una piccola mano ce l'hanno data i venezuelani. Kuznetsov Zakharov, quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Diciamo che la nostra coppia dovrebbe prendere dei. Può anche prendere dei 5 e mezzo. Intanto lo spettacolo russo. Hanno finito alla grande. Come se la loro gara fosse cominciata al penultimo tuffo. Sì, sì, è vero. Hanno tirato fuori un ottimo tuffo proprio nel finale, questi potrebbero essere avvicinare 100 punti come al solito. Allora, l'europeo di Rostock, Billy Tocci, 366 punti, basterebbero per entrare in finale. Con il triplo e mezzo ritornato ne avevano fatti 59,16. Non so se questo autorizzi. Intanto i russi vanno a chiudere a 445,32. Sì, una parte di 98 sul quadruplo e mezzo avanti. Hausting, Feck, doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti. Tirano bene anche i tedeschi. Precisamente. Scaldano i motori le squadre più forti. Eh sì, con l'ultimo tuffo ormai sono tolti di mezzo i tuffi difficili, vanno sul sicuro, sul tranquillo. Questo doppio con doppio effettivamente è molto ben eseguito. 84,66.
sono a metà strada fra la Russia prima e il Messico terzo in termini di distacco, 18 punti dalla Russia, 17 di vantaggio sul Messico. Adesso Leung Ng Macao, doppio mezzo rovesciato raggruppato e poi i nostri. Dunque tratteniamo il respiro per una manciata di secondi in attesa del triplo salto mortale mezzo ritornato raggruppato di Andrea Spigli e Giovanni Tocci. Il tuffo più importante della loro ancora breve carriera ai massimi livelli, perché c'è in ballo una finale mondiale. Beh, sicuramente se riuscissero a centrarla avrebbero sicuramente poi più fiducia. Potrebbero mettere il doppio con doppio già in finale, insomma, per cercare di migliorare il punteggio, ma una cosa per volta. Intanto il fotografo ufficiale della squadra italiana è in tribuna, Klaus Di Biasi, unico perché appunto la tribuna è deserta per la protesta dei tecnici. Sì. Molto scarso Billy, molto buono il tuffo di Tocci, il sincronismo c'era. Siamo al limite, 360 il punteggio da battere, 370. Sì, ce la fanno, 65,28. L'Italia è molto buono Tocci, molto buono Tocci. 7,5 è il voto dell'esecuzione individuale. Loro ancora probabilmente non si sono resi conto. Non lo sanno. Però l'Italia è in finale. Con qualche sofferenza di troppo, ragazzi, in così, particolare per Oscar Bertone che li segue nella quotidianità, i due azzurri. Garcia 1,5 indietro con 2 avvitamenti e mezzo. Sinceramente, scorrendo l'elenco dei partecipanti, sembrava un po' più semplice la pratica, no, da sbrigare. Non sì, è stato così. Non è mai così, diciamo, ci complichiamo sempre la vita. Soprattutto ce la siamo complicata col tuffo obbligatorio, perché bastavano qualche punticino più per arrivare a eseguire l'ultimo tuffo con un po' più di tranquillità. Tanto gli spagnoli chiudono a 341,16. Jason Pum e Chow, doppio mezzo indietro cambiato, altra coppia eliminata. Certo che sono lontani i tempi di Roma 2009, quando Nicola e Tommaso Marconi chiusero a 428 punti. Oggi i punti sono 372, ma è anche vero che Billy e Tocci sono all'inizio di un cammino, no? Nicola e Tommaso tutto sommato erano nella fase finale della carriera, almeno Nicola, poi penalizzato anche dagli infortuni. Tanto 326,46 il punteggio finale per Hong Kong. Pupo Hernandez, che erano dodicesimi, doppio mezzo ritornato carpiato, vediamo loro se potrebbero anche stare alle spalle dei nostri, perché anzi devono fare quasi 80 punti. Quindi potrebbero entrare anche come undicesimi gli azzurri. È buono. Ritornato dei cubani, però. Stavo facendo due calcoli proprio per quello, perché cioè, mi sembrava. Cioè, ho preso un 73,80 alle spalle degli azzurri i cubani, e fra poco avremo la certificazione della qualificazione, l'avremo credo con il tuffo degli indonesiani, che sono assieme ai dominicani e quelli destinati all'eliminazione. Per ora l'Italia è settima, verrà scavalcata da, supponiamo, da Gran Bretagna, Ucraina, Stati Uniti e Cina. Intanto Mears Robinson Baker, appunto Gran Bretagna, triplo e mezzo ritornato raggruppato. Con 55 punti vanno davanti ai nostri. Sì, sì, fanno tranquillamente, ne fanno parecchi di più. Hanno vicino a quota 80 con questo triplo e mezzo ritornato.
71,40, non un grande punteggio. Credevo molto meglio, adesso effettivamente erano anche un po' fuori ritmo, è entrato molto prima Becker rispetto a Mirs, per cui tutti e due scarsi. Kvasha Prigorov, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. E qui gli ucraini, che sono secondi in classifica, fanno le prove generali, perché potrebbe essere questo lo spartiacque per loro nel pomeriggio, fra una medaglia e un piazzamento di prestigio, sì, ma ai piedi del podio. Prigorov l'anello debole in questo tuffo, solitamente. Così anche oggi, anche Kvasha oggi in una forma strepitosa. Sparisce sotto il pelo dell'acqua, Kvasha senza problemi alcuno nell'orientarsi nel tuffo con rotazione indietro, soprattutto con questo che è il triplo mezzo rovesciato. 68,25, ne perdono di posizioni gli ucraini, scavalcati da Russia e Germania. Tixon Dumei, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Entrano come undicesimi, quasi sicuramente i nostri. Possibilità di migliorare questo piazzamento? Ma penso di sì, sì, perché comunque greci, no? Malesi, coreani, sì, insomma, no, non sono di un altro pianeta. Assolutamente no. Poi del resto una volta in finale sono più tranquilli, potrebbero veramente lasciarsi andare. Tanto bene gli Stati Uniti con il doppio con doppio. C'è Max Coggins, se non vado errato, che segue la coppia statunitense. Un abitué di vecchia data dei trampolini nelle piscine. 84,66, chiudono bene gli statunitensi. Molto, molto sono bene. Sono per ora in 5 sopra i 400 punti. Diventeranno 6 fra pochi. Intanto Giamgiami e Andrian, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento per, come dire, dare la certezza della qualificazione all'Italia. Sì. La certezza arriva, che non è un tuffo, diciamo che strepitoso. Il 372 è il punteggio in assoluto più basso della coppia che è italiana di quest'anno, però è anche vero che erano sicuramente tesi, volevano la finale, l'hanno trovata, per cui speriamo che riescano in finale a... Adesso siamo sollevati perché sul nostro computer comparsa la Q di qualification, esatto. Vicino alla coppia italiana. Cincai e Chong per vincere questa eliminatoria. 81 punti, quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Io direi che per come ha finito la gara la Russia non è un oro scontato quello cinese. No, assolutamente no, poi i russi lo sappiamo, sono degli animali da gara, da competizione, nel momento in cui c'è la medaglia lì riescono a tirare fuori il meglio di loro stessi. 90,06, la Cina chiude con 9 punti esatti di vantaggio sulla Russia, poi Germania e Ucraina. La classifica sembrerebbe dire lotta per l'oro fra Cina e Russia, lotta per il bronzo fra Germania e Ucraina. Tutto sommato dice il vero questa classifica. Sì, effettivamente i valori poi, in campo sono questi. Poi se Prigorov dovesse mettere il triplo e mezzo rovesciato, l'Ucraina salirebbe un gradino e potrebbe anche lottare per l'argento. Per esatto, dire. Esatto, questo è. Ultimo tuffo, Alvarez e Gomez, Repubblica Dominicana, triplo e mezzo avanti carpiato. Allora certifichiamo la qualificazione dell'Italia, la finale del trampolino 3 metri, tuffi sincronizzati, undicesimo punteggio per Billy Tocci, 372,96, poi verificheremo, tu lo puoi sapere, metteranno il doppio con doppio? Sì, adesso abbiamo 30 minuti per poter cambiare il modulo, ma era già in programma di farlo, prima ancora di iniziare. Insomma, una buona gara, diciamo una gara sufficiente, ecco, mettiamola così. Un'ampia sufficienza, visto che non è mai facile gareggiare alle 10 del mattino in una piscina all'aperto. Cina, Russia, Germania, Ucraina, poi Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna. Ecco, sul Messico giudizio sospeso, perché il Messico ha il coefficiente e ha l'imprevedibilità, no, per inserirsi nella lotta per le medaglie.
Italia che realisticamente può puntare ad entrare nei 10. Sì, può puntare ad entrare nei 10 e può provare a cercare quei 400 punti che sono sempre stata una soglia molto importante.